Play 2023, sì, ma... Ciao a tutti dal vostro giocatore verde preferito. Siamo qui oggi per parlare di Play 2023, il festival del gioco. Io sono Nicola, The Green Player, e su questo canale parlo di giochi da tavolo. Se è la prima volta che passate da qui, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e soprattutto a seguirmi anche su Instagram e Facebook. Quest'oggi parliamo di Play Festival del Gioco, la fiera più grande d'Italia a 360 gradi sul mondo del gioco, da tavolo, di ruolo e chi più ne ha più ne metta. Quindi, sigla! Questo Play è stato sicuramente caratterizzato dagli eventi precedenti alla fiera. Quest'anno una grande sfortuna per la fiera, ma soprattutto per le persone in Emilia-Romagna. Se ne è parlato tantissimo nei giorni precedenti, c'è stata l'alluvione e questo ha fortemente condizionato l'andamento della fiera. Sia perché ci sono state le discussioni, qualcuno ha detto che lo scenario era così critico che la fiera doveva essere addirittura rimandata. Chi era coinvolto nella fiera ha fatto valere le sue ragioni e ha indicato il fatto che comunque nella zona della fiera, quindi parliamo di Modena, non è caduta così tanta acqua da giustificare un rinvio. Dibattito su cui effettivamente si è discusso tantissimo, la mia posizione è che capisco tutte le posizioni. Fondamentalmente la fiera è andata avanti, la fiera si è svolta, questo ha inciso sulle presenze, ma alla fine chi non è venuto io lo comprendo. Sono pienamente con voi. Mi è dispiaciuto anche per chi non ci è potuto proprio venire perché coinvolto attivamente nella vicenda. Tantissimi amici sono rimasti a casa a cercare di sistemare la propria situazione vista l'emergenza, ma non mi dilungherei oltre. La fiera si è svolta. E come si è svolta? Beh, sicuramente altalenante la presenza in fiera nei 3 giorni. Il venerdì abbastanza vuoto a tratti, non è andata proprio come volevo. Il sabato c'è stato un bel pienone, soprattutto nel pomeriggio. La domenica alternato. Probabilmente la sensazione è che comunque sarebbe stata una fiera ancora più piena, ancora con più presenze. Però tutto sommato ho chiesto ai vari editori, passando per i vari stand, la maggior parte di loro sono stati contenti, la fiera è andata bene e poi lo dico in sincerità, a fine fiera gli stand erano tutti quasi vuoti, si è venduto tutto nonostante qualcuno continui a lamentarsi del fatto che i prezzi dei giochi stanno aumentando. Quindi direi il mercato sta avendo comunque ragione. Detto questo, non voglio parlare dei giochi che ho provato, dei giochi che non sono riuscito a provare, quello magari ne parleremo in altre occasioni, voglio proprio parlarvi dell'esperienza fiera. E partendo dal mio punto di vista, da quello di un content creator, perché anche ho provato anche quest'anno a portare dei contenuti all'interno della fiera, contattando direttamente gli organizzatori, avendo un colloquio con loro, abbiamo provato anche a fare un piccolo panel il venerdì. La presenza non è stata, devo dire, di quelle che mi auspicavo, c'era poca gente già di suo il venerdì, ci sono passati a trovare molti amici, trovate sul canale la live fatta con Bove e Nico Pertici, è stata comunque interessante come esperienza. Quello che ho percepito è che comunque nel mondo del gioco da tavolo c'è molta meno presenza per questi tipi di eventi in fiera rispetto agli eventi di giochi di ruolo che erano sempre pieni di persone, anche se quelli del venerdì, ripeto, un po' più carenti come presenza. Gli eventi dove si sono svolti? Si sono svolti nella galleria centrale del Play, quindi non negli spazi dove effettivamente c'erano gli stand, si giocava, dove c'era più gente. E credo che questo sia un peccato, non lo penso solo io, ho parlato con diverse persone in fiera, soprattutto anche con chi ha portato gli stand in fiera, quindi gli editori, e loro continuavano a ripetere tipo mantra, sembrava quasi che si fossero messi d'accordo tutti quanti. Ma perché non è stato messo un palco al centro del padiglione A, del padiglione B? Quindi dare spazio ai creator che cercano di movimentare la fiera, cercano di smuovere gli animi dei visitatori. Ecco, Play su questo aspetto è ancora acerba, è ancora carente. Appunto, la live che abbiamo fatto è sembrato un primo passo, soprattutto
dalla prospettiva dei giocatori da tavolo, di chi è interessato al mondo del gioco da tavolo, si spera che la fiera l'anno prossimo possa crescere, possa migliorarsi da questo punto di vista, dare più spazio ai creator, sia a gioco di ruolo sia a gioco da tavolo, ma soprattutto che i content creator e gioco da tavolo possano trovare più spazio per raccontare la fiera. Perché una fiera che è rimasta fortemente ancorata a quella che era il modo di fare le fiere anni fa, quindi ci si vedeva lì, si compravano i giochi, si provava qualcosa. Però è chiaro che in questo settore le fiere si stanno evolvendo e tante altre fiere stanno lasciando sempre più spazio ai creator. Qui si sta facendo molta fatica. Soprattutto ci si augura appunto che si trovino degli spazi più centrali in modo tale da mettere i creator in una posizione migliore per dare più risalto a quella che è una fiera che ha un potenziale immenso in Italia. Basti pensare anche al lavoro che quest'anno è stato fatto dai grossi creator. Voglio pensare soprattutto a quello che ha fatto Francesco Lancia o Christian Zoltar o tanti altri creator. Ho visto Laura Grossi, la madre dei draghi, i creator di Crossover Universo Nerd. I loro eventi erano sempre pieni e tra l'altro anche i Giocacon, come l'ho fatto io in fiera e fatto anche da creator un po' più piccoli, comunque hanno riscontrato un buonissimo successo. Tra l'altro vi ringrazio per tutti voi che vi siete affrettati a registrarvi ai miei Giocacon, mi ha fatto un piacere incredibile giocare con voi, quindi vuol dire che comunque il pubblico è interessato ai creator, anzi qualcuno si lamentava del fatto che le occasioni fossero troppo poche per stare con loro. Basti pensare anche al grosso movimento che c'era intorno allo stand di Hasbro, sicuramente lo stand più grosso che c'era in fiera e quello più visibile e con più presenza di creator. Hasbro in prima persona ha messo in campo grosse forze per coinvolgere i creator e lì c'era sempre un grandissimo movimento di persone. Lo spazio dato ai creator più dagli editori che non dalla fiera, anche questo è un aspetto che va valutato, perché ci si augura anche che sia la fiera a dare spazio ai creator. Chiudo il discorso creator per raccontarvi anche, diciamo, di un raduno che fra l'altro ha coinvolto i creator ma tantissime altre persone, che è quello che è stato organizzato al sabato alle 6 fuori nell'area dove c'era la birreria e dove c'era lo street food, organizzato dai ragazzi di Al4Più e tanti altri amici. È stata veramente una figata, grazie a tutti quelli che sono passati, ci siamo fatti una bellissima foto insieme che potete vedere, è stato un momento veramente di aggregazione, uno di quei momenti in cui si chiacchiera con tutti quanti, si sta insieme, ci si vuole veramente bene, c'era veramente mezzo internet al gioco da tavolo, è stata una figata fenomenale. Dal punto di vista invece del discorso degli sconti, che qualcuno cerca sempre in fiera, devo dire che bene o male tutte le case editrici quest'anno avevano degli sconti, chi aveva uno sconto fisso sugli articoli, chi aveva outlet, quindi non penso che chi è stato in fiera si possa essere lamentato del fatto che gli sconti quest'anno non c'erano, anche se io questo la trovo sempre una cosa un po' fine a se stessa. Nel senso che se vado in fiera c'è un gioco in sconto, magari lo compro. Però sinceramente io sono un po' stufo del discorso della fiera mercato, andare in fiera per comprare il gioco che è in offerta. Non ha più molto senso, ormai si compra quasi tutto online, abbiamo i nostri store di riferimento, anche fisici. Quindi diciamo, per me la cosa più interessante dal punto di vista di giocatore qualunque sarebbe andare a provare le novità. E qui veniamo all'ultimo e il punto principe di questo play che veramente in realtà mi ha convinto, ovvero la presenza di tantissime novità in fiera. Le case editrici avevano un sacco di giochi da provare, un sacco di novità, tutte in uscita a play. Si sono quasi fatte concorrenza da sole con titoli sulla stessa fascia, sugli stessi target. Un sacco di titoli da giocare, da provare, penso che nessuno sia riuscito a provarli tutti. Cercheremo di provarli quindi successivamente. Davvero una play piena zeppa di novità, quindi figata sotto questo punto di vista. Insomma, tanto gioco, c'erano gli sconti, tutto dal punto di vista del vecchio concept di play ha funzionato. Il mio ma resta lato creator, perché credo che le persone ormai siano molto recettive sotto questo punto di vista.
ho visto tantissimi fermare i propri creator, farsi foto con loro, anch'io ho fermato qualcuno di qualche collega per fare le foto insieme. Quindi ci vuole, secondo me, una crescita di play da questo punto di vista, come del resto sono cresciute tante altre fiere. E io mi auguro quindi che il vecchio Play possa trovare una nuova anima da questo punto di vista e possa crescere per diventare veramente la fiera di riferimento e di punta del mercato del gioco a 360 gradi in Italia, oltre a quello che ha sempre fatto fino ad oggi. Un saluto dal vostro giocatore verde preferito e alla prossima. Ah, mi sono dimenticato. Claudio, ma tu non è che volevi fare il video con me? No, grazie. Neanche un saluto. Poi c'è Alessandro Pabis che saluto, che dice che devi fare i video con me e poi non mi vuoi neanche salutare. Ciao. Va bene. Ciao a tutti dal vostro giocatore verde preferito e da Claudia e alla prossima.